Amici di InvestFi, buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato alle strategie operative dei top trader italiani. Allora, una seduta che si apre quest'oggi in Europa senza particolare direzionalità, un'apertura invariata per il CAC 40 francese e per il DAX tedesco, così come invece segniamo una più 0,13% in open per il nostro FTSE MIB, area 27.840 punti, una FTSE MIB che attualmente scambia una quarantina di punti sopra l'apertura, con un rialzo che si è così consolidato al più 0,28%, ma quella di oggi è una giornata molto, molto importante per un tema specifico e particolare, non banale, quello legato all'inflazione europea. Ieri una giornata che è stata all'insegna delle vendite per quanto riguarda il cambio euro-dollaro. Sul cambio tra la divisa unica europea e il biglietto verde ha influito inevitabilmente quelle che sono state le indicazioni sul fronte della politica monetaria europea da parte di Christine Lagarde di qualche ora prima, con il numero uno dell'Eurotower che aveva sottolineato come non è intenzione della Banca Centrale Europea andare a modificare prima della fine del 2022 il costo del denaro in Europa, mentre attenzione, perché questo potrebbe avvenire anche prima di quanto previsto ad ora dal mercato. In America, ecco anche qui la discesa delle quotazioni del cambio. Perché questo? Evidentemente ne vedremo anche con i protagonisti di oggi questo risvolto, ma per quanto mi riguarda, abbiamo avuto dei dati la scorsa settimana sul fronte dei jobless claim, quindi i fermi sussidi di disoccupazione in America, che hanno segnato dei livelli migliori dallo scoppio della pandemia. Sono attesi, sono una lettura su base settimanale, quest'oggi anche questi dati. E se vi fosse una ulteriore conferma della vitalità economica degli Stati Uniti, così come confermata anche dalle vendite al dettaglio di ieri pubblicate e uscite sui massimi dal marzo di quest'anno, ecco che allora, se riallacciamo il discorso con quanto ricordato da Jerome Powell qualche mese fa, forse la Federal Reserve potrebbe accelerare quel piano di rientro rispetto alla politica monetaria straordinaria messa in campo 12 mesi, 18 mesi fa, per rispondere evidentemente alla pandemia da coronavirus. Comunque, di questo sarà il tema della giornata. Andremo poi a vedere anche i temi specifici sui singoli titoli, ma facciamo un passo indietro, andiamo a vedere come sono state le strategie ieri. Semplicemente non si è attivato né long su Telecom Italia proposto Antonio Landolfi per la squadra azzurra, né long proposto sull'Eurostoxx 50 da Eugenio Sartorelli. Quindi, da regolamento, il punto a sfida di ieri viene assegnato a entrambe le squadre. Così abbiamo la classifica a 26 punti per la squadra gialla, 21 per quella azzurra. Sul fronte delle performance aggregate, dallo scorso 20 settembre anche qui non cambia niente, più 8,81 per la squadra gialla, meno 16,64 per quella azzurra. E andiamo così a salutarne il capitano, un capitano della squadra azzurra, Pietro Riglia, che peraltro sarà il protagonista della puntata odierna per la sua squadra. Pietro, buongiorno, sarai il protagonista perché, insomma, volenti o nolenti, si torna verso l'inverno e quindi sono anche quei classici malanni dell'ultimo, quelli imprevisti dell'ultimo, tra raffreddori, influenze, eccetera. Ed è il momento in cui il capitano si rimbocca le maniche ed entra in campo. Un capitano che ieri ha provato ad aggredire rispetto ai livelli iniziali proposti da Landolfi, ma non è bastato perché abbiamo avuto una Telecom Italia che è stata sugli scudi tutta la seduta. Mannaggia Telecom Italia. Sì, allora salutiamo Nicola Para che doveva essere oggi con noi, però come dici tu, malanni di stagione, di influenza, ritorna e quindi sostituire Nicola cercando appunto di fare del mio meglio. Tu parli di Telecom e sì, perché appunto sembra ritornato l'interesse. Apro e chiudo velocemente la parentesi, per me rimane uno dei peggiori titoli sul nostro mercato italiano, però non bisogna rimanere fermi dentro le nostre idee. Naturalmente, quando tornano dei rumors, quando il grafico ti inizia ad inviare dei segnali interessanti, è giusto anche prendere in considerazione il titolo, visto che poi la gara che noi facciamo è un'operazione intra. E tornano appunto questi rumors. Oggi c'è un quotidiano che parla di un'eventuale OPA, però noi più volte negli anni passati abbiamo sentito, letto di interesse per il gruppo telefonico italiano, e poi sappiamo benissimo che non c'è stato mai nulla poi di certo.
E quindi anche comunque perché ritorno nel... ci viene da dire una cosa non banale, che però vorrei ricordarlo, al di là che il governo su una realtà come Telecom Italia ha la Golden Power, però ecco, ancor più ora rispetto magari a qualche decennio fa, avere le redini delle telecomunicazioni anche sul fronte del cyber security non è banale. Qui, insomma, è una questione anche politica. Pensare di cedere il controllo di Telecom Italia, il mio sogno è andato in franto da ormai molti anni. Ringraziamo Roberto Colaninno e Tronchetti Provera per i due leverage buyout criminali fatti ormai qualche anno fa, ma il mio sogno sarebbe stato che la Telecom Italia, quando è stata privatizzata, potesse essere un predatore, non una preda. Poi abbiamo visto il debito, la mancanza di sviluppo e bla 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 bla, e quindi ecco, ci si trova ad essere il gioiello europeo delle telecomunicazioni, al pacco europeo delle telecomunicazioni, con la voglia di risollevarsi però. Te li ricordi i famosi capitani coraggiosi? Eh? Non hanno fatto danni solamente su Telecom, ma anche in altre società, ultima in ordine di tempo A me l'Italia. sembravano i capitani che facevano. Vorrei citare Ricucci, non posso, però chi ha magari qualche anno di esperienza ricorda questa frase magica di Ricucci, quando si fanno gli interessi propri con gli altri, ecco. Peraltro, Telecom Italia, che è stata depauperata dall'allora Pirelli Real Estate di una bella fetta degli immobili che ne caratterizzavano, insomma, rappresentavano anche il patrimonio. Sì, guarda, si aprirebbe un libro che ci porterebbe avanti ore e ore, e visto che tu poi parlavi di Pirelli Real Estate, di tutto ciò che ruotava intorno a Pirelli, ricordiamoci anche ai tempi, tra virgolette, la svendita dei cavi di Pirelli, ricordiamoci che sarebbe l'attuale Prysmian, diventato poi nel corso di questi ultimi anni uno dei maggiori... Una delle maggiori società nel settore a livello mondiale. Basta appunto guardare i grafici di Prysmian, guardare i conti di Prysmian e capire appunto di cosa stiamo parlando. Sì, erano anni quelli, anni, chi ha qualche anno Però che si definisce. sai che Prysmian forse è un po' meno, tra virgolette, grave l'averla ceduta, nel senso che comunque all'epoca Pirelli cedette Prysmian per concentrarsi sui pneumatici e con buoni risultati, con senno di poi vi era da fare cassa, la fibra ottica era un po' meno legata al core business e si decise di, ecco, concentrarsi sul core business. Togliere gli immobili a Telecom Italia e poi farci pagare l'affitto magari di quello che era il proprio edificio, boh, lascio a chi ha casa le valutazioni. Secondo me non è la scelta migliore, però io non capisco niente, io non gestisco di sicuro società in borsa. La storia poi ha Ascoltami, Pietro, giudicato. Sappiamo inflazione, benissimo. perché ecco, oggi abbiamo quell'inflazione attesa in Europa. I movimenti dell'euro, però, secondo me, potrebbero sì certo essere accentuati dalla lettura dell'inflazione, ma secondo me sono molto legati anche proprio ai jobless claim americani, che è un dato che solitamente non viene guardato con così tanta enfasi, perché chi è uomo di mercato sa benissimo, più il dato viene pubblicato con frequenza, meno è importante. Pensiamo a un dato sul PIL che è pubblicato trimestralmente, ecco, ha una importanza molto rilevante. Un dato come i jobless claim che vengono diffusi settimana per settimana non muovono troppo il mercato, proprio perché gli investitori hanno già una cartina di tornasole di massima. Però, ecco, da qui potrebbero venire delle indicazioni sul fronte di un cambio, di un'accelerazione nella politica monetaria americana sul fronte di restringimento, che ecco, potrebbe portare proprio un ulteriore rafforzamento del dollaro americano. Che ne pensi? Ne parlavamo ieri con Eugenio di questo sell-off che noi stiamo ormai osservando da tantissimi mesi sulla nostra moneta unica europea. Eravamo concordi che ormai a indirizzare, muovere il trend sul mercato valutario, in questo caso euro-dollaro, con le banche centrali, perché noi abbiamo due banche centrali praticamente di segno opposto. Ormai la Federal Reserve
credo che sia pronta, il tapering è già iniziato, ma se l'inflazione, che rimane il vero dilemma appunto presente sui mercati, il vero driver, se l'inflazione dovesse continuare ad essere così alta, così sui massimi degli ultimi decenni, la Federal Reserve, anche perché alcuni già, alcuni esponenti presenti al board, parlano di una Federal Reserve che non deve rincorrere in questo momento l'inflazione, ma doveva agire in maniera molto più veloce. E quindi credo che possa passare velocemente dal tapering ad un innalzamento dei tassi di interesse. Il mercato ne sconta 2/3 nel 2022. E i dati che arrivano dal settore lavoro potrebbero a quel punto chiudere il cerchio, perché noi abbiamo visto come sono forti, come sono stati importanti anche durante le ultime settimane, chiudere il cerchio per quanto appunto riguarda la politica monetaria della Federal Reserve. In Europa la situazione è leggermente diversa, non abbiamo e un'inflazione alta, e un'inflazione anche qui sui top, ne abbiamo visto anche quella di ieri dell'Italia, basata sui massimi di periodo, però appunto in Europa la stessa Madame Lagarde nella giornata di lunedì ha confermato, mettendo in un angolo le richieste di Deutsche Bank, in un angolo le possibile rialzo dei tassi di interesse nel 2022, lo ha allontanato, perché l'economia europea ancora ha bisogno degli stimoli. Certo, non si deve fare lo sbaglio che tu hai più volte detto di quello che si è fatto tanti anni fa, quando velocemente la Federal Reserve passò ad alzare i tassi di interesse. Bisognerebbe appunto capire se in questo momento l'economia, in questo caso americana, ha, e poi di conseguenza quella europea, hanno le potenzialità per poter camminare da sole senza appunto quegli stimoli, quell'abbondante liquidità che è stata l'artefice non solo della ripresa economica, ma soprattutto dei rialzi del rally sui mercati azionari. E quindi il dilemma è questo, la paura che il mercato potremmo andare incontro appunto nei prossimi mesi e vedere appunto una Federal Reserve aggressiva, e a quel punto il punto di domanda è: l'economia americana proseguirà questa fase appunto di risalita e poi a cascata anche l'economia europea? E questo è il dilemma a cui guardano i mercati. E però l'inflazione che oggi arriva se dovesse essere veramente alta più delle attese, credo che a quel punto ci potrebbe anche essere momentaneamente uno stop a quella fase discendente dell'euro, e a quel punto un rimbalzo delle quotazioni. Ricordo che ormai siamo sui minimi del 2021, area 1,13, si guardano gli altri target rivalsisti, li dicevamo ieri con Eugenio, se dovesse continuare con questa velocità, li raggiungerebbe molto velocemente quel target di area 1,1180-1,12. Sì, peraltro citavi Deutsche Bank, sono quelli bravi a gestire i derivati, vero? Eh sì, sono proprio loro. Ah, ok, no, mi sfuggiva, magari non erano proprio loro, quelli che hanno distrutto il sistema bancario delle piccole banche tedesche, giusto? Non ti stai sbagliando, vedi? Ah, ok. Ascoltami. Visto che oggi rappresenti tu la tua squadra, facciamo il consueto cambio di scaletta di queste situazioni. Allora prendo la parola e volo all'improvviso in campagna, dove abbiamo con noi Stefano Sabetta, che rappresenta la squadra gialla. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Riccardo, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono da casa. Buongiorno a tutti. Ascoltami, allora, su cosa ti concentri quest'oggi e le motivazioni? Sì, la motivazione di oggi riguarda la maglia nera di ieri del nostro listino, in particolare assicurazioni generali. Abbiamo visto nella giornata di ieri un'accelerazione inusuale per un titolo del genere in una fase del genere, che ovviamente ha avuto delle motivazioni abbastanza peculiari, o quantomeno delle ipotesi. In particolare, venendo subito alla lettura dei livelli, vedo uno short appunto su generali o assicurazioni generali, ovviamente, da non confondere con banca, con un ingresso a 19 euro, stop 19,15 e target 18,60. Quali sono le motivazioni della mia strategia? Le ho un attimino anticipate dicendo appunto che innanzitutto c'è stata un'accelerazione ieri del 2,47%, che io ricordo appunto 2,50 circa, che mi ha fatto un attimo riflettere sul fatto appunto che qualcosa si fosse incrinato all'interno dell'azionariato, che in questo momento si contende
il titolo triestino. Poi abbiamo un altro livello soglia, che è appunto quello di 19 euro, che a mio parere è un livello psicologico abbastanza importante, dove probabilmente stanno iniziando a scattare delle prese di beneficio. L'attendere della giornata, la relativa forza, il relativo recupero della giornata odierna mi lascia propendere per il fatto che in qualche modo nel corso della giornata si voglia andare a rivedere per essere sicuri, appunto di ritoccare il livello di 19 euro, che più o meno rappresenta il 50% dell'accelerazione di ieri, quindi anche dal punto di vista istituzionale, dove si sarebbero concentrati i maggiori movimenti relativamente esclusivamente alla giornata di ieri. Tra l'altro è un livello statico molto importante. Abbastanza importante, chiedo scusa, e tra l'altro c'è da dire che in qualche modo Generali ha finito tutta una corsa che l'ha visto risalire quasi del 40% dei minimi di periodo, dei minimi pandemici, e quindi ci sta anche non conoscendo le questioni relative all'azionariato, alla diatriba interna che si sta consumando, possa essere un momento di presa di beneficio abbastanza buono per cercare in qualche modo di intascare la corsa che ha fatto il titolo in tutto questo periodo. Devo dire che sinceramente è un'operazione che mi piace molto. Tutta l'area, secondo me, ritorniamo secondo sul grafico, ecco, tra i 19 euro che di fatto sono questi vecchi top che hanno fatto da resistenza, poi questi minimi che hanno fatto da supporto, questo low violato al ribasso ieri, oltre che la soglia psicologica, ma comunque tutto un intervallo fra i 19 e boh, arrotondiamo ai 19,15. In realtà mi piace molto come short, e penso che ad avvalorare le possibilità che dopo una lunga assist si possa assistere a una veloce correzione, vi è anche questa constatazione che i rialzi di questo periodo hanno riportato le quotazioni su dei valori significativi, al di là dell'importanza di tutto l'intervallo dei 19-20 euro per azione, ma abbiamo recuperato la discesa che aveva caratterizzato il movimento, chiamiamolo pandemico, con la deflagrazione del coronavirus nel nostro paese. Insomma, fosse anche che si ritraccia un attimo, non succede niente se pensiamo che di fatto 12 mesi fa il titolo valeva, arrotondando, la metà di quanto vale ora. Quindi ci starebbe, anche perché se abbiamo visto che il tagirone arrivare al 7% di Generali, è altresì vero che forse questi grandi investitori cercano a questo punto magari di non comprare proprio per far mancare la loro forza e poter accumulare a prezzi più bassi. Dove avessi già il 7%, avessi già un gentleman agreement con Leonardo Del Vecchio, tanto in Mediobanca quanto in Generali, ecco che forse cercherei di risparmiare qualche centinaia di migliaia euro. Sì, l'impostazione è assolutamente quella, quindi veniamo in un momento dove tutto è lisino, grosso modo, basta prendere un titolo bancario a caso, tipo Intesa, in qualche modo sta battendo nell'intorno della discesa pandemica. In questo momento fondamentalmente noi vogliamo vedere, sebbene il nostro, faccio appunto questo parallelo per poi ritornare sul titolo, sebbene il nostro indice, il nostro futures siano oltre i livelli pandemici, ma in qualche modo probabilmente un ritorno a livelli pandemici, pre-pandemici, a livello supportivo, come testa a livello supportivo, sarebbe un dato interessante anche per uno scarico di tutto l'ipercomprato che si registra sul nostro listino. Quindi anche in questa fase, questi livelli, come dicevi tu, quantomeno, poiché la lotta all'interno del titolo non finirà a breve. Le migliori ipotesi prevedono appunto la fine dell'estate prossima come uscita da questo tunnel di batti e ribatti che si ha all'interno dell'azionariato, all'interno di fuochi incrociati, appunto con il titolo Mediobanca a mettersi di traverso. E allora quello che dicevi tu trova il suo avallo. Tra l'altro, chiedo scusa ai telespettatori, ho omesso di menzionare quello che è poi risk reward, appunto, che va sempre tenuto in considerazione in questo tipo di operazioni. Appunto, c'è un rischio di prendere nell'operazione un 0,80% di stop, questo calcolato sul titolo, contro un 2,10, 2,20 circa. Tuttavia, ho scelto anche per questa operazione un prodotto a leva fissa. Con leva Ti short dico a che meno 2, quindi te li ho cambiati i certificati.
Perché mi piaceva molto, molto, molto la strategia e ho visto il risk reward, era molto interessante. Ho detto, se non si rischia in questi casi in cui il rischio e il rendimento è assolutamente a favore, in cui l'operazione è bella, quando si rischia? E allora, da buon capitano, ti ho fatto uno scherzetto, ti ho fatto per 4 la leva che avevi messo inizialmente, giusto per metterti un po' di Allora, pressione. no, no, ma la pressione è il nostro pane quotidiano. Avevo scelto una leva 2-2, 2-2, ma vedo assolutamente di buon occhio la tua modifica, in quanto, considerato la candela di accelerazione di oggi, i volumi di ieri, i volumi che sono entrati appunto sul titolo, mi sarei anche aspettato come dire, un tentativo di abbassare il livello e di entrare quasi al mercato da parte tua. Però probabilmente sono proprio questi livelli 19 euro. Lo vediamo anche per l'attendismo che abbiamo in questa fase, il titolo avrebbe già dovuto scaricare e quindi probabilmente il mercato andrà a rivedere questo livello soglia nelle prossime ore. Questo in una fase di mercato dove ovviamente vige un attimo di nervosismo rialzista, se vogliamo appunto dire così. Però ti ringrazio per aver cambiato la leva e vedremo domani come andrà il tutto, insomma. Dai, ti lascio all'interrogatorio del dottor Origlia. Va benissimo. Ciao Stefano, Ciao Pietro, bentornato. ciao. Grazie. Vorrei parlare oggi invece del gold, perché più volte ne abbiamo parlato insieme a te. Finalmente ha rotto quell'ampia fase di lateralità. Perché parliamo del gold? Perché con i timori riguardanti l'inflazione, tutto ciò che ruota intorno ad essa, le banche centrali che potrebbero essere appunto più aggressive, abbiamo riscoperto appunto un gold che è tornato al centro appunto dell'interesse degli investitori. Quindi noi abbiamo rotto quella parte, quel trading range. Ora ti chiedo se le eventuali fasi correttive, quindi che nel caso riportare i prezzi verso area 1830, 1835, dal tuo punto di vista rappresenterebbero occasioni d'acquisto nel caso in cui ci dovessero essere, con target ambiziosi, perché ne abbiamo parlato anche lunedì con Tony, target che potrebbero anche essere area 1910, 1920 e l'ampiezza del rettangolo in cui erano ingabbiati i prezzi. Questo appunto sottolineando un gold forte e dalla parte opposta, lo diceva anche ieri Eugenio, una contraddizione, un dollaro anche forte, quindi movimenti che poche volte si sono visti appunto sui mercati. Ecco, quindi chiedevo anche a te la view che hai sul bene rifugio che è tornato in questi ultimi giorni di moda. Sì, ti ringrazio per la domanda. Era, fondamentalmente questo nostro scambio è una continuazione di quello che avevamo già affrontato una settimana fa, dove prevedevamo appunto la rottura del livello di 1,83 circa, 84. Quel livello rappresentava all'epoca, una settimana fa, appunto un livello di resistenza e tra l'altro quel movimento che abbiamo visto durante il rilascio dei dati finanziari è stato molto bello, molto interessante. Gente come noi si emoziona a vedere questi movimenti perché in qualche modo chiudono un quadro di studio personale e di scenario che ognuno di noi si fa immancabilmente, non avendo altre informazioni. Tutto quello che abbiamo è lo scenario. Lo scenario di riferimento che ha visto appunto un gold l'altra volta, l'altra settimana, accelerare con un dollaro forte, quindi la valuta di scambio che in qualche modo non ha fatto sentire la sua influenza. Quindi fondamentalmente l'interesse era puro. La conferma l'abbiamo avuto proprio la settimana scorsa, dove c'è stato questo movimento che in qualche modo si giustifica in un tentativo di ricopertura ad eventuali rischi, appunto rappresentare il bene rifugio, senza in nessun modo tenere in considerazione la valuta di riferimento e di scambio, il dollaro, e vedere il titolo, appunto, ovviamente relativamente alla commodity schizzare in una giornata del 2,80% circa. Ora, qual è la mia aspettativa? Mi avevi accennato lo scenario di Tony, lo sottoscrivo in pieno dal mio modesto punto di vista. Vedrei però il batti e ribatti del cambio comunque come una valuta del dollaro, appunto, e quindi anche della salita del dollar index che inizia a essere davvero caro a livello valutario, appunto. Come un qualcosa che farà sentire
i suoi effetti da qui ai prossimi giorni. E in qualche modo, se poi dovessero andare, visto che l'accelerazione che c'è stata dall'ultima settimana a oggi, quindi un mero effetto valutario, porterebbe appunto l'euro ad andare a ritestare il livello di 1,85 prima di andare a toccare l'area di 1,90 euro dollaro oncia. Per cui il movimento è assolutamente quello che tu hai menzionato. Questo movimento, questo pullback fondamentalmente non è un pullback ma è un retest dell'area dovuta al movimento tecnico valutario. E quello che si è avuto come movimento di copertura da eventuali, come dire, dai rischi inflattivi si è avuto già la settimana scorsa. Quindi io vedo, questo è il mio punto di vista, un gold fondamentalmente che ritorna a sentire i dati valutari. Ovviamente poi, arrivato sulla soglia dell'1,92 circa, si aprirà una nuova partita e dovremo, secondo me, aspettare altre informazioni, notizie macro, per poter vedere eventualmente il gold, ovviamente, rompere quella soglia o, molto più probabilmente, tentare una lateralizzazione, che è uno scenario da probabilmente da tenere in considerazione. Grazie, grazie Stefano. Sì, era praticamente la view che abbiamo che detto insieme a Tony. Un oro che dal mio punto di vista in questa fase di mercato credo che sia, lo diciamo in settimana, l'asset in questo momento con maggiori interessi insieme all'equity e insieme al dollaro. Quindi da questo punto di vista grazie come al solito per la tua visione e ti lascio a Riccardo. Grazie a te. Lascio a Riccardo per salutarti Stefano e ringraziarti per essere stato con noi e ovviamente augurarti anche una buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie come sempre per l'opportunità, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Ciao Stefano. E allora Pietro, se abbiamo visto la strategia con cui ci muoviamo quest'oggi come squadra gialla, a te la strategia da squadra azzurra. Beh, allora, ti dico la verità che mi sarebbe piaciuto proseguire l'operatività che ieri aveva messo in campo Antonio Landolfi e non è entrata nel range che era stato proposto. Cambio e vado su Stellantis. Vado su Stellantis perché continua ad essere, nonostante tutto, un titolo forte a piazza affari e un trend di fondo chiaramente rialzista senza nessun dubbio e sale in maniera interessante dal mese di ottobre. L'ultima gamba rialzista, quella partita nel mese di ottobre che eravamo sui 16 euro, ci ha accompagnato e ci sta accompagnando oltre 18 euro e quindi ho messo in campo una strategia che va quindi long a di Stellantis in area 0,01 minimi giornalieri nel caso in cui dovesse entrare, quindi leggermente sopra la soglia dei 18 euro, uno stop sotto area 17,64 per l'esattezza appunto 17,64 e un target posizionato in area 18,45. Quindi questa è l'operatività, quindi cambio scenario. Settimana scorsa eravamo su STM e oggi invece vado su che poi, come ben sai, è uno dei titoli insieme a STM più volte trattato nei miei appuntamenti quando tocca a me appunto gareggiare. Un settore automotive che, come vediamo anche oltreoceano, continua a rimanere forte, lo vediamo anche in Italia. C'è il titolo Ferrari che in Italia sta andando veramente alla grande. Oggi abbiamo avuto sul titolo Ferrari, per rimanere nel settore automotive, per rimanere al lingotto, un innalzamento dei target spaventosi, oltre i 320-330, non mi ricordo per l'esattezza, il nuovo DUF Ferrari, e questo dimostra come il settore automotive, anche se lì è quasi lusso, rimane uno dei settori più interessanti al momento presenti appunto sul mercato. Quindi questa è la mia operatività e chiedo a te la tua view, l'idea che hai su questa mia operazione. Guarda, io ti ringrazio per non aver fatto come Italia, perché davvero sarebbe stato non un affronto, un trauma dopo quello che mi è costato ed è costato alla squadra la scorsa settimana. Sui mercati, ecco, per quello che è la mia impostazione attuale sui long,
secondo me bisogna seguire magari i segnali che ci sono, ma farlo con estrema cautela, insomma, e lavorare proprio sul rischio rendimento. Mi piace quella che è stata l'accelerazione dei giorni scorsi sopra quelle che sono le resistenze di area 17,75, arrotondando, e lo vediamo che di fatto hanno fatto base rispetto anche ai minimi degli ultimi giorni. Forse vi è di rischio la pendenza di questa trend line rialzista che sta accompagnando il movimento dal mese di ottobre in avanti, e poi la vicinanza con questa soglia dei 18,50 euro dei massimi. Ecco, domanda: cosa farei? Probabilmente entrerei long con un prezzo su qua intorno ai 18 come soglia, uno stop molto molto stretto, a comunque sotto i minimi della candela dell'altro giorno. Ecco, questo farei. Sì, 17,75 il minimo della candela, che sono i minimi settimanali, ci sta anche, sì, è un titolo che continua ad avere una buona forza relativa. Certo, è una fase di attesa, sicuramente tutto dipenderà anche dal dato che arriverà dall'inflazione europea, che sarà capace poi di muovere i mercati, e però in questo momento prendo la leggera debolezza odierna, perché perdere mezzo punto dinanzi ad un'importante salita e che il titolo ha registrato nell'ultimo mese è veramente poco, però in questa fase di mercato basta appunto guardare il grafico, le occasioni che Stellantis ha dato per portare sui ritracciamenti sono veramente poche, quindi ho cercato di sfruttare questa piccola debolezza odierna per entrare appunto al rialzo. Certo, siamo vicini ai massimi, un mercato a livello generale sui massimi degli ultimi 13 anni, quindi come sottolinei tu, la cautela è d'obbligo con stop abbastanza ravvicinati, perché appunto basta poco perché il mercato possa girarsi, soprattutto dopo questa importante salita, quando poi arriveranno i momenti difficili, le distrazioni saranno importanti, quindi da questo punto di vista stop ben impostato, e poi appunto vediamo come andrà a finire l'operazione. Noi incrociamo le dita perché dobbiamo attaccare, per forza. Voi state attaccando da un po' con ottimi risultati, peraltro, quindi insomma un mese manca di calendario, perché la sfida termina il 17 di dicembre 2021, e sappiamo benissimo che con la leva finanziaria basta davvero poco. Un'operazione sbagliata da una parte, una bella operazione dall'altra, nella stessa giornata possono già andare a ridisegnare completamente la classifica. Ascoltami Pietro, a proposito di questo ti direi che ti lascio ai mercati e ci ritroviamo domani sempre alle 10. Grazie a te, grazie a tutti, a domani. E allora facciamo il riepilogo di quelle che sono le due strategie proposte quest'oggi, strategie che vertono entrambe su titoli azionari quotati a Piazza Affari. Stellantis, per la squadra azzurra, abbiamo sentito proprio Pietro Origlia proporre un long 18,01 a livello di ingresso, 17,64 lo stop, 18,45 il target. Per quanto riguarda invece la squadra gialla, abbiamo avuto con noi Stefano Sabetta, anche lui su Generali per quanto riguarda le soglie di Piazza Affari, ma in questo caso con una strategia short, soglia psicologica di 19 euro tondi tondi per la vendita dell'assicurazione triestina, con stop a 19,15, target bello e ambizioso a 18,60. Vi ricordo che se andate su certificati.fontobel.com potete trovare anche voi quella che è la gamma di prodotti pensati per il trading, per gli investimenti, e messi a disposizione dei trader e dei risparmiatori italiani da Fontobel. All'interno di quella che è la sezione prodotti trovate le due macro categorie: prodotti a leva e prodotti di investimento. Parlando di trading, quindi di prodotti con la leva finanziaria, ecco che abbiamo i leva fissa certificate, i turbo certificate, i mini future. Non sono dei certificati, ma hanno la leva finanziaria, anche i cover warrant. Vi dico sempre che tra i turbo certificates, che come probabilmente già avete imparato a scoprire sono tra i certificati che mi piacciono maggiormente, vi dico sempre che vi è la possibilità di andare a selezionare numerosi sottostanti anche sul fronte dei mercati azionari. Bene,
se di solito parliamo di metalli preziosi, materie prime, indici azionari, quest'oggi voglio farvi vedere alcune soluzioni fra le 609 alternative long e short che hanno come sottostanti titoli azionari italiani, europei, americani, e farvi vedere per l'appunto quella che è la gamma completa, partendo dalla A, vediamo Adidas, Allianz, BioNTech, BMW, Coinbase, Daimler, e già da queste prime voci potete vedere aree geografiche differenti, settori differenti, dal largo consumo come Adidas al mondo finanziario come Allianz, a quello farmaceutico con BioNTech, o quello automobilistico con BMW, a quello delle criptovalute con Coinbase, ma ecco anche numerose azioni italiane, tra cui le big company come Enel, Eni, Generali, Intesa San Paolo, o anche quella Stellantis proposta quest'oggi da Pietro Riglia per la squadra azzurra. Ecco, parlando di Generali, visto l'operazione portata quest'oggi in sfida da Stefano Sabetta, sono 20 le soluzioni che hanno come prodotti Turbo Certificates tradizionali, quindi quelli che hanno una data di scadenza che a seconda dell'ISIN può variare dal 16 di dicembre di questo 2021, quindi giusto un mese, fino a spingersi al 16 di giugno 2022, soprattutto diversi livelli di leva sia in declinazione long che in quella short, che lo ricordo come quasi ogni giorno. La leva finanziaria del Turbo Certificates è una funzione diretta del prezzo del sottostante. Più il sottostante si avvicina al livello di knockout, in questo caso per questo strumento che sto individuando io posto a 19,50 euro, più insomma la leva sale, il prezzo del certificato scende. I prodotti turbo, peraltro, nella loro declinazione short, possono essere utilizzati anche come strumento di copertura. Quindi se avete magari delle posizioni in essere su assicurazioni generali e state guadagnando in modo discreto e volete andare a proteggere i vostri guadagni, ecco che potete anche sviluppare delle strategie di copertura che vi permettano di non avere dei risvolti negativi quando le quotazioni dell'assicurazione triestina dovessero scivolare rispetto a quelli attuali. Comunque tutte le caratteristiche degli altri strumenti firmati Fontobel trovate su certificati.fontobel.com. In questo caso, se andate nella sezione Turbo Certificates, trovate tutti i dettagli e le caratteristiche per Generali e gli altri titoli azionari che hanno dei Turbo Certificates iscritti su di loro. Vi ringrazio per averci seguito, torniamo domani come ogni giorno alle ore 10, sempre sul canale YouTube di Fontobel Certificati. Iscrivetevi, attivate la campanella e rimanete sempre aggiornati su quelle che sono le diverse iniziative pensate per il trading e per gli investimenti firmate Fontobel. Buona giornata a tutti voi!